Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel. Inizia da oggi il nostro nuovo programma dedicato alla medicina e alla salute. Sarà una rubrica settimanale curata dalla dottoressa Elvira Serra, dove parleremo appunto di medicina, di sanità e di tanto altro. La invitiamo per salutarla. Bentrovata, dottoressa. Ah, Raffaella, che gioia ritrovarti. Questo Covid ci fa sentire così soli. È bene che ci sentiamo, quindi facciamo un po' il punto della situazione. Hai detto benissimo su tante cose, anche un po' di cronaca locale. Questo ci fa molto, molto piacere. E allora partiamo proprio oggi con la prima puntata dedicata a questa rubrica Medicina e Salute e parliamo di vaccino antinfluenzale, che poi insomma è quello che un po' i medici di medicina generale stanno consigliando di fare in questo momento, vista la situazione, e poi insomma andiamo incontro al periodo invernale, anche se siamo a inizi dicembre, ma da noi sembra ancora primavera, possiamo dirlo, perché ci sono giornate in cui insomma c'è il sole e ci riscalda tantissimo. Elvira, allora che cosa ci puoi dire sui vaccini, sul vaccino antinfluenzale? Quanto è Allora, sicuro il vaccino innanzitutto? antinfluenzale è partita già la prima tranche, anche se qui da noi sono arrivati leggermente in ritardo, però la prima tranche è stata fatta. Teniamo conto che è stata fatta sui pazienti dei medici di medicina generale, più che altro su prenotazione, perché certo è cambiato anche il rapporto con i pazienti che non devono più andare tutti quanti nello studio in massa, ma telefonare, prenotare. Certamente i poveri medici di medicina generale sono oberati adesso anche dai WhatsApp, dalle telefonate, dalle prenotazioni, però loro sono molto bravi ad essere vicini alla gente, lo hanno sempre fatto, continuano a farlo. E quindi c'è la seconda tranche che non è arrivata del tutto. Nel frattempo è cominciata già da tempo la vaccinazione antipneumococcica. Io consiglio di fare sempre il vaccino antinfluenzale e anche quello antipneumococcico, che sarebbe quello banalmente detto contro la polmonite da pneumococco. Perché io credo che comunque avere delle vaccinazioni significa dare comunque un ricordo all'organismo anche nell'eventualità che si venga a contatto poi con virus nuovi. In questo momento c'è poco da fare, parliamo del Covid. Anche per il Covid ci sono molti cambiamenti, perché sicuramente i tamponi saranno fatti dai medici di medicina generale. Però indubbiamente tu sai quanto ha sofferto questa categoria, perché inizialmente questo Covid ci ha trovato tutti quanti un pochino spaesati, per cui anche i medici non erano pronti, non avevano i DPI, i dispositivi protezione individuale, e quindi veramente c'è da fare un grande riconoscimento a loro e a tutti quanti hanno lavorato quasi a mani nude. Certamente non si poteva pretendere che i tamponi venissero fatti negli ambulatori dei medici di medicina generale, dove sono accolti anche pazienti che hanno problematiche diverse. E quindi c'è stato poi un accordo con il sindacato dei medici di medicina generale, per cui a loro sarà dato delle stanze, insomma una struttura nella quale, accompagnati da un infermiere, perché immagina che in un primo momento si era parlato di farglieli fare negli ambulatori e senza, non si sapeva se avessero avuto o meno un'infermiera a disposizione. Immagina fare il tampone e solo doverlo poi riporre nella provetta. Voglio dire, c'è per forza bisogno di un aiuto, ma poi di una location che sia adatta solo a questo, in modo da far sentire sicuri gli operatori e i pazienti. Gli operatori, quindi con i DPI, quelli che ci devono essere, quindi camici, mascherine, copricapo e tutto quanto fare le cose in sicurezza. La cosa importante è che tutto sia fatto in sicurezza, ma anche per gli stessi medici, perché comunque sono gli eroi dei nostri giorni, veramente si sono trovati di fronte a una pandemia che ha trovato tutti impreparati. E sono stati al loro posto sempre. Non c'è stato giorno in cui non sono stati al lavoro al loro posto.
Sai che c'è stata anche un po' di polemiche, il governatore ha fatto, diciamo, una specie di richiamo ad alcuni medici un po' fannulloni. Sai come in tutte le categorie ci sono certamente quelli che lavorano di più o quelli che lavorano di meno, però c'è da dire che noi abbiamo avuto dei grandi eroi che sono stati gli infermieri, i medici, gli OSS, tutti quelli che sono stati attorno a questo Covid, che era qualcosa di nuovo, che ci ha colti veramente alla sprovvista e impreparati. E continuano ad esserlo i nostri eroi perché continuano a lavorare incessantemente anche in queste ore, in questi Lavoreranno a giorni, in queste Natale, saranno intorno settimane. a Natale Ritornando e invece ai quindi. vaccini, Elvira, sappiamo che insomma c'era tanta richiesta da parte dei cittadini, ma come hai detto tu, la seconda tranche non era ancora arrivata, quindi non è arrivata del tutto. No, no, non è arrivata del tutto la seconda tranche, perché noi ci siamo. Allora, bisogna anche immaginare che questi vaccini, come i vaccini anti-Covid, vanno preparati. E quindi quando ce n'è una richiesta poi ulteriore, perché mentre prima erano soltanto quelli che erano prenotati già l'anno precedente, quindi avevano delle liste già pronte, quest'anno invece chiaramente tutti cercano di vaccinarsi e questa è una cosa molto giusta. E quindi ci vuole un quantitativo di vaccini veramente imponente, veramente imponente. Perfetto, Elvira, facciamo anche un po' il punto della situazione per quanto riguarda i contagi. Ecco, vediamo dai bollettini della Regione Campania che i positivi sono in calo, fortunatamente, e le guarigioni aumentano. Però c'è da dire che ci sono ancora decessi, lo abbiamo visto anche nella nostra città, purtroppo ci sono stati due decessi, come anche in altri territori del comprensorio occidentano. C'è un po' di polemica in questi giorni per quanto riguarda il Covid Hospital Agropolese, sulle modalità di trattamento dei pazienti, per quanto riguarda le figure specialistiche all'interno del presidio. Molto spesso abbiamo sentito dire dagli stessi medici che non esiste solo il Covid, ma che ci sono tante patologie e proprio queste, insomma, andrebbero attenzionate di pari passo con il Covid, altrimenti poi subentrano altre complicazioni. Ecco, tu sei un medico, qual è il tuo punto di vista su questa situazione, Elvira? Il mio punto di vista sulla situazione è che purtroppo Agropoli si è trovata sprovvista di un ospedale che noi avevamo e che purtroppo nel tempo è venuto a mancare mano a mano. Poi il fatto di averlo dedicato per la maggior, la, ad aver dedicato la maggiore attenzione al Covid ha portato alla disattenzione di tante altre patologie che sono presenti, per le quali le persone continuano ad ammalarsi, a morire. Noi abbiamo i malati oncologici, abbiamo gli infarti, abbiamo gli ictus cerebrali, questo non lo dobbiamo dimenticare. Certamente in questo momento tutto il personale cerca di essere smistato sui Covid hospital perché personale ce n'è poco, ma la colpa è di una sanità che è stata commissariata per tanti anni, ma tu ti rendi conto che in Campania noi non abbiamo fatto assunzioni, non abbiamo fatto concorsi, abbiamo raschiato il fondo del barile perché contava soltanto i numeri, la ragionieristica. Portare in pareggio i conti di bilancio. Ora io dico, è vero che si deve riportare tutto al conto, alla parità di bilancio, ma la salute, io l'ho detto tante volte, forse te lo ricorderai pure tu, sulla salute non bisogna fare conti e calcoli, anche perché è vero che noi abbiamo la regione che deve rispondere dei conti, ma non dobbiamo dimenticare che la salute ha un ministero nazionale che dovrebbe occuparsi di questo, cioè quando le regioni povere non sono riuscite a fare quello che dovevano fare, non si può fare solo un conto ragionieristico e abbandonare la popolazione, che questa è stata una popolazione che è stata in parte abbandonata perché non c'è stato investimento sulla salute ed ecco quello che ci troviamo, i LEA e quindi il minimo di assistenza che bisognava dare uguale per tutti, ma gli ospedali sono stati svuotati totalmente e io temo che non solo l'Italia, la regione, ma l'Italia non potrebbe tollerare una super infezione come l'abbiamo avuta, perché veramente siamo allo stremo.
delle energie e di tutto. Quindi io non mi sento di parlare male dei colleghi che combattono nei Covid hospital, che si danno da fare. Anzi, la notizia, del sacerdote di 51 anni che ci ha lasciato, questo eccellente sacerdote di un paese del Cilento, veramente mi ha fatto rimanere molto male, come la morte di Carlo, che mi ha lasciato veramente senza parole. Sono persone a noi molto care, molto vicine. Questo territorio sta pagando un prezzo altissimo, anche in costi di vite, ma purtroppo c'è poco da fare. Bisogna stare attenti alla prevenzione, perché il Covid fa dei morti in maniera orribile e non lo dobbiamo dimenticare. C'è ancora qualcuno che nega la malattia, io vedo ancora qualcuno che gira senza la mascherina, ci preoccupiamo dell'orario della messa di Natale, ma innanzitutto io non lo so quanta gente è andata veramente a messa di Natale, ma secondo me il Natale è farsi carico del bene per gli altri. Il bene per gli altri prevede anche che noi manteniamo le distanze. Scusatemi se lo dico, io sono una grande appassionata del Napoli, nella mia famiglia sono tutti innamorati di Maradona, ma 4 giorni di ricordo nelle strade tra gente ammassata, ma secondo voi vi sembra qualcosa di normale? Secondo voi è quello il Natale, il rispetto degli altri, la distanza, le mascherine? Ma facciamo le cose serie. Ma facciamo le cose serie e ricominciamo a pensare tutti insieme a una ripresa della sanità in cui non ci devono essere differenze di partito, di appartenenza. I nostri consiglieri regionali, minoranza e maggioranza, devono riparlare di riapertura degli ospedali di periferia perché servono alla vita della gente, ma per tutte le patologie. Ma io voglio solo immaginare che cosa avrebbe pensato il nostro più grande oncologo italiano, che noi abbiamo tolto quasi l'assistenza al malato oncologico oggi, perché l'unica malattia esistente è sempre il Covid. È chiaro, il Covid è gravissimo, è una malattia terribile, però è un'infezione terribile, però ci sono tante altre malattie e non dobbiamo dimenticare che la salute va difesa a 360 gradi. E soprattutto dobbiamo augurarci, insomma, che questi pazienti che magari hanno patologie pregresse vengano trattati anche per le loro patologie, non soltanto perché risultati positivi al Covid. Elvira, per questa puntata, è tutto. Io ti ringrazio per essere stata con noi e quindi ci vedremo la prossima settimana con un nuovo La prossima appuntamento. settimana, Raffaella, se possiamo già dire ai telespettatori che parleremo sicuro di vaccino anti-Covid. Quindi se hanno delle Sì. domande da farci, a me farebbe molto piacere sentire, perché so che questi vaccini determinano molte, molte domande, ma come molte domande si fanno ancora proprio sul Covid, da dove è arrivato, come è arrivato, è stato modificato, non è stato modificato. Il vaccino veramente sarà utile a tutti? Avrà delle complicanze? Parliamone, E perché sento infatti in è proprio giro. di oggi la notizia del ministro Speranza che il vaccino ad inizio gennaio, ecco, arriverà, le prime dosi di vaccino arriverà proprio per sensibilizzare anche i cittadini a vaccinarsi. Magari possiamo parlare sicuramente di questo, ci leghiamo al vaccino antinfluenzale, perché no? Ecco, parleremo anche di tante altre cose. Va benissimo, Elvira. Allora, l'appuntamento ai nostri telespettatori è per la prossima settimana, dove si parlerà di vaccino anti-Covid. E quindi chi volesse può già inviare delle domande non solo alla dottoressa Elvira Serra, ma anche alla nostra redazione, e così potremo poi svilupparle nel corso del programma televisivo. Come sempre, noi siamo a disposizione e quindi è un grande piacere essere di aiuto, anche quando non si parla un linguaggio scientifico, perché io ho sempre abituato quelli che mi ascoltano a un linguaggio molto semplice. Mi diceva il mio professore di letteratura tanti anni fa che più il linguaggio era semplice e più era facile capirsi. E quindi diciamo che questa non è una trasmissione per scienziati, è una trasmissione per persone semplici come noi. Un abbraccio forte forte Raffaella e Gianni, buon lavoro e un saluto ai nostri amici che ci ascoltano. Un bacio. Grazie alla dottoressa Elvira Serra e a presto con un nuovo appuntamento dedicato alla rubrica Medicina e Salute.